Oggi prepariamo insieme un porridge senza lattosio. Utilizzando, io ho preso del latte di avena. Potete anche, per esempio, provarlo con un tocco più esotico, con del latte di cocco, magari la bevanda al cocco che è più leggera, senza zucchero, mi raccomando. Potete anche provare, per esempio, con del latte di mandorla. Io qui ho preso latte di avena e fiocchi di segale. Anche la segale è grande alleata del nostro benessere intestinale, ricchissima di fibre ed è anche molto digeribile. L'abbiniamo a delle fragole ricchissime di vitamina C e mirtilli, che sono tutti e due considerati appunto frutti rossi, anche anti-age e alleati della circolazione, del benessere della vista, della microcircolazione. Insomma, può diventare davvero una colazione completa e anche molto gustosa. Qui prendiamo, questo è circa un bicchiere di latte di avena. Il pentolino è già caldo, che facciamo scaldare e uniamo 3 cucchiai di fiocchi di segale. 1, 2 e 3. A questo punto lasciamo cuocere per circa 5 minuti, in modo tale che le fiocchi di segale diventeranno più morbidi e creeranno una sorta proprio di crema insieme con il latte. Poi c'è chi li ama tiepidi e invece chi li ama freddi. Io vi faccio vedere la versione fredda. Ecco qui, io ho preparato i fiocchi di segale la sera prima insieme con il latte, sono diventati cremosi, li ho messi in un vasetto e li ho lasciati riposare tutta la notte così coperti. Ecco qui che i fiocchi di segale sono diventati un pochino più densi, quindi sono morbidi però non cremosi. Che cosa? Quindi questo è un primo strato e sopravviniamo dei mirtilli freschi, eccoli qui, delle fragole. Come dicevamo, sono ricchissime di vitamina C. Poi ricordate che più la frutta è dolce e più sarà gustosa la nostra colazione. Questa è una colazione perfetta proprio per arrivare a pranzo senza l'istinto, insomma, di mangiare qualcosa, la voglia di fame. E poi abbiniamo anche della frutta secca a guscio, perché è ricca anche di grassi buoni, di vitamina E ed alleata del benessere della pelle. Ecco qui, è anche una parte croccante e si dice proprio che quando mangiamo anche qualcosa di croccante ci aiuta anche a migliorare proprio il senso di sazietà. Eccolo qui, pronto, mirtilli, fragole, fiocchi di segale con del latte di avena e in questo caso ho scelto degli anacardi, ma potete scegliere anche delle nocciole, delle mandorle e la nostra colazione è pronta.